equilibrio di genere nella rappresentanza politica per le istituzioni in questo ramo del Parlamento, mentre nell'altro ramo del Parlamento si discute di unioni civili, cioè l'idea delle differenze di genere vale, assume un connotato in un ramo, un altro in un altro ramo. Ma mi consentirà, Presidente, era giusto una battuta per dimostrare come spesso l'approccio del legislatore sia più orientato a realizzare, a rispondere ad un'ansia di legiferare seguendo ciò che è popolare, anziché orientato alla necessità di rimuovere ostacoli, barriere che impediscono di realizzare gli obiettivi, anche quelli che questa legge si propone. Grazie collega Occhiuto. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore presidente della Commissione Affari Costituzionali Andrea Mazzotti di Celso, si riserva in altra fase della discussione. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si riserva in altra fase. A seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Dunque, l'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 698, 1352, 2205, 2456, 2578, 2682A. Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Avverto che lo schema recante ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I Presidenti dei gruppi parlamentari Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice deputata Elena Carnevali. Prego. Grazie, signor Presidente, Governo e colleghi. Nel lessico della